stasera vi preparerò un piattino che mi è venuto così dal nulla stamani. Sono andato al mercato, ho visto un paio di osine belline, mi è venuto in mente una ricettina che non è né toscana, è del bocca e basta, cioè del bocca e basta, è di anche un'altra l'ha fatta, a me mi è venuta così, proverò a farla, a farvela venire a fare anche a voi. Allora, il nome della ricetta gliel'ho data così come è benvenuto, io l'ho voluto chiamare soufflé di zucca e trevigiana. Andiamo a vedere subito questo soufflé, gli ingredienti per farlo a modino. Gli ingredienti per fare un tot di sformatini da fare mangiare ai vostri commensali sono molto semplici. Ci vuole circa 50 g di parmigiano, 2 rossi d'uovo, 3 di bianco, una patata lessa sbollentata fatta a pezzettini, mezzo bicchiere di vino bianco, della zucca, questa è zucca sembrata, vedete c'è anche la cera lacca perché mio amico Davide mi dà la rovina buona, questa è, mi ha detto speciale, se non è buona anche se è grosso lo vado a cercare, delle cipolline fresche e una suppostona di trevigiana, come potete vedere questa sembra proprio una bella supposta, Andrea dopo si prova, anche no perché fa male all'occhio. Un pochino di sale, un po' di pepe, un po' di noce moscata e come al solito, che non può mancare, l'olio di vello. Buono. Allora, cosa bisogna fare? La prima cosa sarà quella di cuocere la nostra zucca. Io me la sono già pulita un'intera, questa era da dimostrazione. Un'intera l'ho già pulita, la faccio a tocchettini un po' più piccini di questi per poi poterla cuocere più agevolmente. Abbiamo tagliato la nostra zucca a pezzettini un po' più piccoli. Prendiamo le cipolline, due cipolline dovrebbero bastare. Ci fate un piccolo battutino. A una padellina aggiungiamo qualche cucchiaio d'olio, circa 4-5, non di più. Ci mettiamo dentro la nostra cipollina. Olio bello caldo, mi raccomando, sentite già soffriggere la nostra cipollina, date una rigiratina, non fatela bruciare, mi raccomando. A questo punto ci mettiamo la nostra zucca, ci andate ad aggiungere un pochino di sale, non troppo perché tanto poi lo riaggiungeremo, un po' di pepe, mi date una rigiratina prima che si attacchi tutto. Bellina questa pentola, mi garba tanto, se n'è anche d'alluminio, mi pare a voi, mi garba tanto, la uso. Nel mentre che stufa la nostra zucca ci andrei anche ad aggiungere un pochino, ma pochino, proprio un pochino così di vino, andremo a tappare. A questo punto taglieremo la nostra insalatina trevigiana, ci vado al radicchio trevigiano, ci vado a levare il torzolino che è anche brutto a vedersi, se vedete che c'è qualche foglia un po' rovinata ne levate un pochino e via, e poi ci andremo a fare una julienne. In un'altra padellina fate quasi il solito lavoro, ossia andremo a mettere qualche cucchiaio d'olio, circa 4-5 anche qui. Faremo al posto della cipolla uno spicchiettino d'aglio tritato. Mi raccomando, levateni l'anima come faccio sempre io, vedete? Questa qui è l'anima. Non fa digerire troppo bene l'aglio. Fuoco bello alto, l'olio è bello caldo, ci vado a mettere il nostro aglio tritato leggermente. Vedete, inizia già a soffriggere il tutto. Allora a questo punto c'è dell'unto e ci vado a mettere la nostra trevigiana tagliata tutta a listarelle. Sentite già scoppietta, un po' di sale, un po' di pepe e andiamo a tapparla. Gli diamo una rigiratina così per farla e la andiamo proprio a stufare. Come potete vedere il nostro radicchio rosso ha già fatto il suo dovere, cioè ha già cotticino, vedete, ha già perso un po' di colore. Sì, che cosa vado a fare? La tengo un po' stappata per farmi perdere un attimino tutta l'umidità, altri 30 secondi e vado a spengere, va bene? Controlliamo la nostra zucca che sta cuocendo, potete vedere, questo qui io lo terrei leggermente stappato che anche questa perda tutta l'umidità, a fuoco medio-basso, se no vi si attacca e basta. E ora vi faccio vedere cosa si fa. Allora, la nostra zucca come potete vedere
è venuta bella croccante, si dovrà fare questo lavoro qua. Quando voi la prenderete in mano si dovrà sfare proprio, va bene? Allora, mettiamo dentro un mixer per frullarla. Se ce l'avete più grosso fate meglio, ve lo dico io, ma io ho questo qui e uso questo qui. Andremo a posizionare la zucca in un contenitore, quella tutta passata. A questo punto ci metteremo dentro le patate e frulleremo anch'esse. E ora andiamo a frullare la patata insieme al pepponino di zucca che c'è rimasto. Ora mi sembra bella spappolata la nostra patata. Ci vado a mettere anche l'altro composto senza farvi male, attenzione a queste lame rotanti che nemmeno Gordrek ce l'aveva. Mi raccomando, le mani lavatevele sempre prima, perché se no, o almeno vi scaccolate durante. Come potete vedere la nostra zucca e la nostra patata si sono sfatti bene bene. Andremo ad aggiungere il parmigiano per insaporire un po' di noce moscata. Come al solito, lo sapete, sono un po' un amante di questa cosa qua, allora una grattatina leggera come al solito, proprio a insaporire, no? A farlo sapere di noce moscata. Un altro pochino di pepe, le uova, ecco, queste sono le uova del contadino, anche queste le ha date il mio amico Davide, ha detto che sono del conta, ma infatti vado a dire, rimangono appicciate. Andiamo a impastare il tutto a modino. L'ho assaggiato con un ditino e ci vado ad aggiungere un altro pochino di salino, perché è un po' dolcina, come dovete sapere, un altro po' di pepe. Ecco fatto, ora c'è un'altra cosa da fare, molto semplice. L'ultima cosa da fare per rendere proprio più soffice il nostro soufflé: andiamo a montare le nostre tre uova, montiamo a neve, aggiungiamo leggermente un pochino di sale. Come potete vedere è bella solida la nostra chiara d'uovo. Ora non lo so, ve lo vorrei far vedere così, è la magia Mago Sirvan. E là! Poi cosa c'è da fare? C'è da mescolare con questo composto, come dire a Pisa, con questo costi maiala, gaude. Allora, si è detto, impastare il bianco dell'uovo con questo composto un po' alla volta, cioè una cucchiaiata alla volta dal basso verso l'alto a incorporare il bianco dell'uovo, a rendere soffice questo composto che se no sarebbe un mattoncino. Mi raccomando, per non farlo smontare il bianco dovrete fare come con un cucchiaio di legno, ve l'ho detto, dal basso verso l'alto a incorporare tutto il bianco. Ce ne andremo ad aggiungere un altro pochino e ripeteremo la stessa operazione fino a che non avremo finito il nostro bianco. Dovete fare piano, senza furia, tanto la furia è cattiva consigliera. Ecco perché io ne indovino una, sono sempre di rincorsa. Ora che mi hanno rubato la bici anche di più. Vedete? Ho creato questa vaporosa composizione, questo composto un po' più vaporoso di prima, potete notarlo. E ora cosa c'è da fare? Prima di tutto accende il forno a una temperatura di 190 gradi col forno ventilato, prendere degli stampini, posizionarli sopra la teglia che andremo poi a posizionare dentro il forno. Ungeremo leggermente ogni stampino al fondo per, sperando che non attacchi e si attacca a fare del bocca, fa pezzi come al solito. Ecco, avete visto, è molto semplice. Fate un po' così per ungere un po' tutta la base. Dopo averli unti tutti col ditino, vado a prendere un cucchiaio e vado a mettere intanto una cucchiatina dentro ogni recipientino. Poi se mai ci rifaccio la seconda girata, così si fa le cose. E là, l'ho versato mezzo, ma meglio lì che in terra, diceva il mio nonno. Cercate di essere un po' più precisini del bocca, ma anche la maestra di scuola elementare lo diceva sempre alla mia mammina, diceva: Simone è un po' sprecisino, ma poino, eh? Allora, dopo che sono stato circa 10 minuti, un quarto d'ora fa, un po' di pulizia perché ho fatto più danni della grandine quando viene in campagna, voi dovrete prendere ogni vostro e batterlo leggermente
proprio due botticine così veloci, le vado a riposizionare uno per uno e le vado a mettere dentro. Forno 180 gradi ventilato, fancato sempre da bestia all'ancalle Bahamas, invece siamo a casa da Andrea Livorno. Quando viene su dovrebbe essere pronto. I nostri soufflé sono venuti, eccoli vedi, guardate bellezza. Sono sempre un po' sofficini, ma devono essere così soffici, devono essere soufflé, se no le facevo più durini. Tanto si spegne il forno perché l'energia elettrica costa e nemmeno poco. Lasciamo un attimo ghiacciare i nostri sformatini e andiamo a riaccendere la nostra trevigiana fatta a julienne per scaldarla un pochino, per renderla un po' più croccantina. Avrà un sapore un po' più amarognolo che contrasterà sicuramente il dolciastro e la zucca. Speriamo che abbia fatto un bel accostamento, ve lo dico, è la prima volta che lo fo. Non tutte le ciambelle riescono col buco, ma spero di avermi accontentato. Poi se accontenta anche voi, ho fatto 13 alla Nalotto, alla, come diceva il mio nonno, alla Sisal. Ho fatto, le vado a posizionare un pochino sul piatto di portata a creare una base per il nostro tortino, posizionare nel centro, guardate che bellino, eh? Ora un pochino cosa ci mettiamo? Ho fatto la zucca a mo' di guarnizione del piatto, tanto per farsi riconoscere che è zucca, un filino proprio, ma una puntina di olio, ma proprio una punta sopra, un po' di poivre per dare anche un po' di nero e un po' di colore. Se volete, se avete un po' di prezzemolo, ce lo potete mettere, io ce l'ho, e allora ci metto qualche fogliolina di verde perché il verde non ci sta mai male. E con questo piattino molto semplice da eseguire, l'avete visto, la cosa più complicata è quella di pulire la zucca. Saluto tutti quanti e vi dico ancora una volta, iscrivetevi, commentate, che tanto qualcuno risponderà prima o poi. Mando un bacione a tutti quanti, a tutti quelli che mi conoscono e quelli che mi conosceranno. Grazie, arrivederci.